La parola ora all'onorevole Gualtieri. Thank you, Mr. President. Grazie Presidente. Con questa risoluzione il Parlamento europeo adotta una posizione forte, chiara ed equilibrata rispetto ai negoziati con il Regno Unito. Noi deploriamo la decisione del Regno Unito di lasciare l'Unione Europea, ma la rispettiamo. Sappiamo anche, non dimenticheremo, che c'è una considerevole quota di cittadini britannici che ha votato per rimanere, comprendendo il fatto che il progetto europeo è l'unico modo per proteggere e ripristinare la nostra sovranità nel mondo globale. Globalizzato. Il principio che ci guiderà in questo processo sarà proteggere gli interessi e i diritti dei cittadini che rappresentiamo direttamente. Vogliamo garantire un recesso ordinato del Regno Unito, evitando uno scenario che abbia conseguenze negative per tutti quanti e in particolare anche per lo stesso Regno Unito. Per questo motivo lanciamo un appello al governo britannico perché quanto prima stabilisca i principi per il recesso, per poter parlare poi delle caratteristiche precipue delle future relazioni e delle disposizioni transitorie. Noi appoggiamo pienamente l'ordine, la sequenza esposta dal capo negoziatore Barnier. Il Parlamento presterà una particolare attenzione al bisogno di proteggere i cittadini delle UE 27 che vivono nel Regno Unito e viceversa, perché i cittadini, come diceva il Presidente Juncker, non sono merce di scambio. Garantiremo anche che l'accordo finanziario copra tutte le responsabilità e gli impegni e occorre assolutamente salvaguardare il processo di pace nell'Irlanda del Nord ed evitare un irrigidimento dei controlli alle frontiere. La futura relazione dovrà essere equilibrata, basata su un approccio equilibrato e globale, ma non potrà fornire benefici simili a quelli derivanti dall'adesione. Il Parlamento europeo non accetterà alcun compromesso tra sicurezza ed economia o una qualche forma di cherry picking. Noi vogliamo un accordo che sia pienamente in linea con le nostre norme ambientali, la lotta contro l'evasione fiscale e la protezione dei diritti sociali. Sono fiducioso che il voto evidenzierà che questo Parlamento è unito su questo principio, che appoggiamo il negoziatore dell'Unione europea e rispetteremo i nostri obblighi costituzionali, contribuendo all'unità dell'Unione Europea, al successo dei negoziati e alla difesa dei nostri valori comuni. Ci sono ancora 50 parlamentari che devono intervenire, quindi data la situazione particolare non ci sarà il catch the eye al termine del dibattito. La parola ora all'onorevole Fox.